Un Everest da scalare. L'immagine rende alla perfezione la situazione in zona di retrocessione. Dopo la terza di ritorno, Lellara si trova ancora alle pendici, mentre il castello del piano, allontanandosi dalla zona rossa, si avvicina alla vetta. Alfieroni è il piano psicologico ad essere decisivo. Il castello del piano sa andare sotto, rimontare e poi resistere. Lellara si svuota dopo il gol nei minuti finali del primo tempo. Il primo scudo della partita è targato Castello del Piano, azione sulla destra degli ospiti al nono minuto, Lellara respinge, Papadelli al limite stoppa e prova la conclusione, che si spegne fuori. La risposta dei padroni di casa arriva 4 minuti più tardi, Mariani cerca la profondità, Acatullo stoppa, però nulla conclude, la palla termina sul fondo. Passato il quarto d'ora, Lellara trova il vantaggio con Venturi, che all'esordio trova la prima rete dopo 16 minuti. La conclusione dal limite del trequartista impatta prima al palo, poi il portiere e termina in rete con una fortunata deviazione. Al 18° Timbri riceve dalla destra e conclude al limite, ma manda largamente fuori. Acatullo cerca il gol del raddoppio, mettendosi in proprio. La conclusione dal limite è forte, ma centrale, e Alunni la fa sua. Sul finire del primo tempo, il Castel del Piano pareggia i conti con una splendida rete. Ubaldi riesce a trovare il terzo gol stagionale con una prodezza che lo rende un capolavoro da gol della domenica. Termina così, senza minuti di recupero, un primo tempo in parità. La seconda frazione, subito un cambio per lato, con Giorgini che prende il posto di Guazzaroni e Timbri che lascia il suo a Barluzzi. Il Castel del Piano passa a 4-3-3, con l'avanzamento di Catani come esterno sinistro e Ndingue come mediano. Al quarto, Menichini accelera, sterza, si piega e conclude. Pallone che termina sopra la traversa, ma che è il preludio del gol della rimonta completata. Due minuti più tardi, Catani riceve in area, dal fondo mette un pallone teso. Una serie di tocchi in area, ma è Menichini alla fine ad esultare, avventandosi sul pallone come un rapace. Grandi proteste dei padroni di casa, con Garbinesi in primis per fuorigioco. La partita si accende nel finale, sul piano delle azioni pericolose, ma il risultato non cambia. Al 38° Catani entra in area, vince il contrasto con Kiwabo e prova la conclusione. Garbinesi in tuffo, para facile. Al 39° Pettinelli della sinistra cerca la conclusione a giro, che però termina oltre il secondo palo, dando ai tifosi di casa solo l'illusione del gol. Al 41° Pilonetto, dalla stessa corsia, tenta la botta, Alunni manda in corner. Da segnalare al 43° l'espulsione di Mariani per somma di ammonizioni, la seconda arriva per qualcosa detto di troppo all'arbitro, per un fallo di mano fischiato che però non c'era. Finisce così, con il Castello del Piano che spugna il Fioroni, ora la situazione in casa dell'Ara assomiglia sempre di più a quell'Everest che il Castello del Piano ha quasi scalato. Sì, devo riconoscere che abbiamo fatto una gran partita, sapevamo di affrontare un avversario ottimo che si è completamente rifatto tutta la squadra da dicembre a venire avanti, quindi sapevamo delle loro potenzialità, siamo andati sotto in una situazione da qua c'è mai dire gol perché il nostro portiere involontariamente con il tacco l'ha messa dentro, ci abbiamo avuto una gran reazione. Abbiamo, penso, vinto una partita in maniera meritata, in modo meritato, abbiamo contenuto la normalissima reazione dell'Ellera e ci andiamo avanti con questi 3 punti, non guardando assolutamente quello che fanno gli avversari, ma giocando partita dopo partita. Intanto a livello psicologico l'aver preso il gol nei minuti finali del primo tempo, quando non avevamo mai rischiato nulla, sicuramente a livello psicologico ha determinato che i ragazzi un pochino abbiano accusato il colpo, appena rientrati, ora ogni domenica mi sembra di dover essere l'avvocato difensore di questi ragazzi, mi sembra che nell'occasione del 2-1 ci fosse un fuorigioco evidentissimo, ora mi ricordo se di Ubaldi che si è scansato, addirittura mi sembra allargato le gambe per fare l'inserimento di Catani, e termine di regolamento ha partecipato all'azione perché se non si scansava o non allargava le gambe credo che il pallone lo intercettasse, quindi non c'è stato concesso il fuorigioco per quella che è stata la dinamica che ho visto io, poi ci sta anche che mi sbaglio ma non credo,